sempre scendiamo velocemente verso la curvatura, dove piazzeremo nell'ordine delle codine gialle effettuiamo il classico passaggio per divaricare. Andremo ad inserire ora un erle di pavone prelevato dall'occhio, tinto di giallo. Compattiamo velocemente il tutto. Ora con l'aiuto della pece montiamo del pelo di lapenna tinto di giallo. Prepariamo un sottile cordoncino con lo stesso andiamo a costruire il corpo dell'imitazione. Con un pizzico. Andiamo ora a segmentare con le erle di pavone. Andiamo a fissare in questo punto. Dove inseriremo delle alucce piccolissime prelevate da un collo grizzly grigio. Sistemiamole destra e sinistra. Non stringiamo, stringiamo poco. Andiamo ora a farle scivolare in posizione.
Fissiamo il tutto definitivamente. Rileveremo ora una piccola piuma di collo di gallo gialla. E con la stessa andiamo a formare un leggerissimo collarino. Fissiamo. Piazzeremo ora subito davanti, sempre con l'aiuto della pece, della penne nero. Cerchiamo di effettuare un cordoncino uniforme e assai rigirato su se stesso. E montiamolo davanti al tutto. Chiudiamo con la piccola testa. E incolliamo per chiudere definitivamente il tutto. Un velocissimo controllo ed abbiamo così terminato
Grazie dell'attenzione. Alla prossima occasione.